E bentornati nella nostra avventura piratesca. Allora, ci sono un po' di cose che sono successe tra il secondo video e questo video. Praticamente siamo andati a vendere il tesoro, stavamo anche registrando, e va su nulla. Praticamente valeva 51 su 35, esatto, che avevamo pagato per la mappa, delusissimi. Abbiamo cercato di capire e credo, e qualcuno magari ce l'avrà già confermato nei commenti quando sarà già uscito questo video, che praticamente la missione che avevamo fatto aveva tipo tre forzieri totali a prendere, uno con quel messaggio e due con la mappa, ma noi abbiamo provato a cercare quella mappa ovunque, anche su internet, eccetera, eccetera. Non abbiamo trovato nulla e abbiamo dovuto annullare quella missione. Quindi, diciamo che è andata malissimo, perché abbiamo preso un solo tesoro che valeva 51 con un sacco di fatica. Esatto. Ed è stato tutto abbastanza inutile. Però ho fatto comprare a Fere, facendo spendere tutti i suoi soldi, grazie, una Steph, nuova missione che addirittura ci ha scritto, appena l'abbiamo avviata, capitolo 1. Quindi quest'oggi credo che siamo di fronte a un'avventura abbastanza interessante. Preparatevi, perché probabilmente sarà ancora più difficile, ma varrà davvero tanto. Inoltre siamo a livello 4 di 5 di quella roba lì dell'oro, del tesoro, bla bla bla. Cacciatore d'oro, stiamo per sbloccare anche il nuovo livello, e sono felicissimo. Allora, vediamo un pochettino. Ci hanno dato un solo messaggio. Vai, Fere. Su Croc Solo trovi un vero miraggio. Su Croc Solo trovi un vero miraggio. Se ti meravigli delle sue storie, sei molto saggio. Ok. Allora, hai capito qualcosa, Steph? No, facciamo finta che il messaggio per ora non ci sia. Comunque, e allora, un Croc vero Solo miraggio. Delle sue storie, probabilmente, non lo so. Andiamo a Croc Solo e vediamo che succede. Sì, perché sì, sinceramente sì, non ho idea di, no, cosa voglia dire. No, perché a me queste cose mi incasino. Eccola, l'hai superata, Steph. Sì, l'ho vista. Lì sopra, ok, lì sopra. Ti metto dei segni della rotta che secondo me conviene fare. Ok. Ok, in questo modo riesci a darmi delle indicazioni un po' migliori, perché non vorrei criticare le tue, però. Ma se sei quello che sbaglia ovviamente sempre rotta, non Steph, mi devi far sbattere sulle isole, questo penso che sia scontato. Mi hai sparato? Sì. A proposito, devo ricaricarmi la pistola perché ho utilizzato tutti i colpi. Quindi riprendo le munizioni e ricarico la mia bella pistola. Perché ho sprecato un colpo, quindi, per Steph. Ah, un'altra cosa. Fere, c'è una barca che ci spara. Ci sono dei player. Fere, c'è un tipo. No, no, non lo sto in picchiando. Questo momento. Ma dove? È qui nella barca. Ma l'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Ma quando? Che succede? Fere, ci oddio, sparano. Oddio, sposta la barca. Dobbiamo togliere. Vai via, vai apri via. Le vele, vai apri via, le vele, apri via, le vele. Scappiamo. Porca miseria. Ci hanno preso. Ma da allora, quanto? Apri le vele e adesso vai a riparare la barca. Ok, vado, vado. Ok. Ma da quanto in qua ci sono Aia, mi ha preso in faccia, Steph. Stiamo imbarcando acqua. Ci stiamo per schiantare. Stiamo per affondare, Steph. È quello il problema. Io li massacro. Ci io li massacro. Sto brutti maledetti. Ma dimmi te che eravamo tutti intenti a fare la nostra prossima. Qual è l'altro buco? Ecco. Porca miseria. Vai, Steph, sto riparando tutto. Ok. Mi raccomando, Fere. Mi rode un sacco comunque. Cioè, che si è rotta così. Non ci siamo schiantati né nulla. Ma dimmi te. No, è piena di buchi. Ok, Steph, ok, è piena ok. Ho caricato pure un colpo. Li andiamo addosso? Sì. Come sta andando con le riparazioni? L'ho riparata, ma il problema è che è davvero piena di buchi, Steph. Levo anche l'acqua da qui sotto, la butto fuori. Ci ha sfiorato, sappilo. Ok. Ok, io sto gestendo timone e barca in questo momento. Sì, allora, in questo dove momento sono le palle di cannone? Ok, palle di cannone. Fere, vieni, li sto affiancando, Ok. Loro sono fermi, quindi li vado alla sinistra. Devi caricare il colpo di sinistra, pronta? Ok, ma dove sono le palle di cannone? Ti ho chiesto quello, Steph. Io ce li ho già, sono qua da qualche parte della barca. Però non mi ricordo dove sono qua, quindi un attimino che le cerco e arrivo. Ok. Allora, ho bloccato la barca. Sto facendo cose da pirata. Ok. Ricarico una palla di cannone. Ho sbagliato. Non ci sono qua le palle di cannone. Ho sbagliato. Allora, ok. Vediamo cosa fanno. Io voglio andarli sulla nave e ucciderli, li sparo. Aspetta. Loro stanno provando a spararmi con... 3, 2, 1. Vai. Ok. Yes! Oh, colpiti, disgraziati. Okay. Maledetti pirati. Allora, ci vogliono... No, scusa, Steph. Eravamo lì ammainati, tranquilli. Non stavamo rompendo. Dimmi che hai trovato le palle di cannone, perché no, questi per ci stanno niente, girando. Non ho la più pallida idea di dove siano, Steph. Ok, perfetto. Continua a cercarle, stai calma. Respira. Sì, sto respirando, ma nessuno mi dice dove cavolo sono. E io che lo so. Poi ne ho anche, scusami. Allora. E allora basta che fai F e premi il punto affondati, R. Sono quasi affondati, Steph. Davvero? Sì. Guarda, nah. Si vede solo la loro vela. No, nah, perché secondo me c'è pieno di onde. Le onde. Ok. Dimmi quando c'è il cannone carico. Sono pronta, vado. Aspetta, metto l'ancora. Ricarica di nuovo. È difficilissimo. Lo so. Perché il vento ti sposta le cose. Oh, cavolo. Vai, Fere. Vado. Ti ho fatto una manovra incredibile. Vado. Ci provo.
Vabbè, ricarica di nuovo. Ok, veloce, veloce. Adesso ce li abbiamo. Ma non siamo messi dritti. Più alla sinistra, ovviamente. Non posso andare più alla sinistra. Vai. Guarda, vedi? Sì, sì, vai. Vado. Vai fare. Dai, di pochissimo. Un pochino meno. Adesso sono vicinissimi. Stiamo affondando, Steph, no? No, stai tranquilla. Vado, vado. Vai. Gli hai preso l'albero? Cioè, ma che cavolo, non ho preso nulla. Vedi, ci vengono addosso. Sì. Pronta con la pistola. Dobbiamo picchiarli. Dove sono? Ok, ho colpito il loro capitano. Accidenti. Ok. 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 Vado a vedere se ci sono danni, Steph. Ok, perché vai. Sono un attimino attaccati troppo. Infatti. Sì. Stiamo imbarcando un botto di acqua. Porca miseria. Sicuramente anche loro. E loro hanno preso anche un colpo di cannone nostro, comunque. No, va malissimo, Steph. Va malissimo. Mi raccomando, Fere. Ok, ho riparato tutto. Acqua, acqua. Leviamo l'acqua. Guardate le onde che poi ci sono. Ma che sfiga. È quello, non ti fanno vedere una ceppa. Ok. Vado. Ok. Che faticaccia, Steph. Ma dimmi te che veniamo attaccati così. Lo so. Tutto a posto qui. Ok. Allora. Ok, ci sei? Sì. Ho ribloccato la barca. Ok. Vediamo se li frego. Secondo me loro non hanno capito cosa sto facendo. Neanch'io so che stai facendo, Steph. Oh, cavolo. Che succede? Non so cosa vogliono fare. Li vedo. Ok. Forse abbiamo un buon vantaggio, Ok, ho la palla di cannone pronta. Io non ne ho più. Ok, perché mi vedo sott'acqua? Capita, con le onde, Steph. Con Tre. Le onde, te l'ho detto. Calmo, Steph. Appena scende con l'onda. Ora! Non me l'aveva caricata. Oh! Fere, spariamo. Cavolo. Ho colpito il tipo. Vado con la spada. Ok, riesci ad andare nella loro barca? No. È difficilissimo con le onde. L'ho colpito. Ok. Devo ricaricare le munizioni. E sicuramente stiamo anche imbarcando acqua, Steph. Aiuto. Li ho ricolpiti. Bravo. Mamma mia, che lotta, mamma mia. Mi ricarico le munizioni? No, sott'acqua. Sotto un disastro, Steph, sotto un disastro. Davvero? Sì. Venga a darti una mano? No, ce la faccio, tu pensa a ucciderli. Oddio, ripara. Guardate, li sto massacrando. Non hai idea dei buchi che ci sono, Steph, tu non hai idea. Abbiamo 15 buchi. Ok, la legna, altre assi. Come sta andando? È difficilissimo, è piena di onde. A volte lo sai che le onde mi levano anche la riparazione dello scafo. Davvero? Sì, praticamente me le interrompono perché la barca si è spostata troppo. Devo levare l'acqua, sennò qui affondiamo. Ok. Troppa allora, acqua. palle di cannone. Tutto il piano di sotto allagato. Oh, mamma mia. È gravissima la situazione. T'ho detto. Dove sono le palle di cannone? E vedi che non ci sono. Te lo sto dicendo da 2 ore. Non ci sono nella nave le palle di cannone. Potrebbe essere. Ok. Cavolo, è pieno di acqua. Qui non ci sono. Sì. Okay, ci riarrivano addosso. Basta però, accidenti. Ah, sono tutto su le palle di cannone, le ho appena viste. Ah, mi hanno fatto cadere in acqua. Sono morta. Davvero? Sono morta, mi ha preso in faccia una palla di cannone. Io sono ancora vivo. Traghetto dei dannati, Steph. Cosa? Sono nell'aldilà, insieme agli spiriti, in una nave spiritata. Ho paurissima. Porca. Sembra, hai presente la nave fantasma di Jack Sparrow? Sì. Uguale identica. Io sto cercando e di riparare. C'è uno scheletro al timone, un essere strano. Ma che cavolo è successo? Non lo so. Riparo. Sono nel traghetto. Sto riparando. Salve, capitano fantasma. Mi hanno ucciso. Sì. Verrai anche tu nel traghetto dei dannati. Sento un rumore. Sì. Ciao, siamo Fere. Nel traghetto dei dannati. Ma che cavolo. Ma sei un fantasma. Anche tu. Ma siamo morti, Steph. Che facciamo? Il traghetto dei dannati. Siamo morti e la nostra nave è affondata. Quei maledetti alla fine hanno vinto la battaglia. La nostra prima battaglia l'abbiamo persa, Fere. Ho scoperto che è molto difficile sparare col cannone. Ah, forse è qua, Steph. Dobbiamo seguire la luce. Che luce? Questa qui. Non questa? Vedi? Io vedo questa porta aperta. Io no. Ah, adesso si è aperta. Andiamo? Io vado. Ok. Speriamo di tornare in vita. È molto Pirati dei Caraibi. Oh, voglia. Ehi. Ehi? Vedo tutto bianco, sento un po' di mare, forse anche un buon io. Segno. Sento Steph. Delle onde. Sento della vita. Sento acqua. Sto annegando. Scusate. Bene? Che succede? Non lo so. Che ansia però. Lo so. Fammi tornare in vita, accidenti. Secondo me stiamo affogando. Ma che secondo me? Forse risuscitiamo affogando. Senti dei rumori strani? Questa è la nostra barca che affonda, secondo Insieme me. Insieme a noi. Sì.
siamo legati alla barca, sì, che affonda, affondiamo insieme ad essa. Probabile. Ma che cavolo succede in questo gioco? Non lo so. Eccoci. Oh mio Dio. Sì. C'è la nostra barca che affonda. Via, no, via, barca. Via. Ci hai accompagnato in un lunghissimo viaggio. Adesso ci affondi così. Torna super. Ci sono ancora quei maledetti, Steph. Davvero? Sì. Ma dove? Sì. Lì in giro. Davvero? Vado dalla sirena, Steph, e me ne torno a casa. Io sto affogando. Ma come stai affogando? Vai dalla sirena. Torniamo a casa. Ma io li vado nella nave. Ma no, io sono andato. Ma che vuoi andare? Ti uccidono, Steph. Non puoi andare così a nuoto. Vi farò vedere chi è lo spadaccino migliore. No, dai, non sei uno Forse spadaccino. Sono scomparsi. Sì. Sì. Allora vado dalla sirena. Ah, senti come canta la sirena. Ah, che faticaccia. Guardatela. Ciao, sirena. Ci vuoi dare una mano? Lo apprezziamo davvero tanto. Torna alla nave. Ma abbiamo di nuovo una nave, Fere? Sì, 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 okay. Sì, ovviamente. Però sono molto triste in questo momento. Meno male che non avevamo tesori in quel momento. Per fortuna, sì. Ma sì, 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 sì. Che isola è? Non lo so. Infatti mi sto guardando intorno, ma non ho idea di dove siamo. Dovremmo andare a vedere a bordo dove siamo finiti. Vado a controllare la mappa. Andiamo. Siamo dispersi in mezzo all'oceano? Eh sì. Con una barca che non si sa bene come è resuscitata. Probabilmente siamo nell'isola più vicina dove abbiamo fatto il combattimento. Potrebbe aver senso, non so. Perché se riuscite a dirci tutto, lasciateci un like. Se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.